Se pensi prima a non perdere che a vincere, è molto probabile che tu possa tornare a casa con un pugno di mosche in mano. A Bolzano, la gara 1 delle semifinali playoff con vista sulla Serie A, il Bari ha pagato una delle leggi non scritte del mondo del calcio. Prestazione timida, quella di Che Dire Compagni, che nell'ultimo quarto di gara hanno ceduto campo agli avversari, ridisegnati intanto con cambi più offensivi da Bisoli, e hanno pagato incassando il gol di Rover al 92esimo. Nessuno mi dice che se fossimo stati molto più coraggiosi non avremmo prestato il fianco magari alle loro ripartenze, che nelle loro caratteristiche. Noi dovevamo fare la partita giusta cercando di andare a far male, qualche volta l'abbiamo provata a fare e cercando di subire il meno possibile, ma poi è quello che facciamo sempre durante l'anno. Oggi quando siamo venuti qua al ritorno la partita per me è stata molto simile, siamo riusciti a trovare un gol noi e non loro e questo ha cambiato il risultato. A prescindere dalle valutazioni del dopogara, i numeri raccontano le lacune esibite dal Bari a Bolzano, squadra che ha calciato in porta solo 3 volte senza mai realmente impensierire Poluzzi, l'ultima al 62esimo con Khedira, troppo poco per far male anche se. Giocare contro di loro, contro le squadre di Bisoli, non è mai semplice perché ti lascia veramente po pochi spazi, senza togliere che potevamo fare molto di più, però tra l'altro tra pochi giorni abbiamo un'altra partita, ci crediamo, sappiamo che dobbiamo fare di più, ma abbiamo tutto in regola per ribaltare la partita di. La classifica in regular season è però un'arma da sfruttare. Il terzo posto consente al Bari di passare in finale con una vittoria con qualsiasi punteggio al ritorno, dove non ci saranno supplementari e rigori. Il gruppo assicura di crederci. Io credo che cambierà l'atteggiamento della partita del ritorno, perché se questa partita fosse finita 0-0, probabilmente la partita di ritorno sarebbe stata interpretata in un modo, questa partita deve essere interpretata in un altro. Io credo che, come ha fatto oggi, la squadra e i ragazzi faranno di tutto per provare a ribaltare la partita con l'aiuto del nostro pubblico, con la spinta dei nostri tifosi. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo, cercare di dare tutto quello che abbiamo per ribaltare questo risultato. Non vedo perché ci debba essere un solo motivo al mondo per non credere a rimontare una partita di questo genere. Dobbiamo sicuramente fare una partita migliore di questa e andare a trovare un gol in più di loro.